Volevo dirti che Paleari si non riprende è in campo. A giocare. È a video registrare. La notizia è Paleari non è in campo. No, non volevo dire niente di scorretto, tipo bevo acqua. Dopo il trentesimo minuto, penso che non starà fuori a lungo, perché immagino di no. Però insomma, un minimo. Rinnovato il quintetto dell'Alto Sebino, quindi dentro è rimasto Permon, dentro Coltro per Cent'anni, Stanzani per Piloti, visto che è fuori anche il suo dirimpettaio. Certo, ormai si guardano. Rientra Andres. E di nuovo Checco Bellori. Scusate. Ferraresi ancora non molla, ancora in campo. Palla sotto per Ingrosso, subisce il fallo, saranno due liberi. Fallo a Stanzani, su Ingrosso, commette fallo, è il primo, è il secondo. Secondo fallo per Ciuffolo, per numero 18 Stanzani, e ennesimo giro in lunetta per Ingrosso, che non è stato precisissimo nei tiri precedenti, no, è tirato al 50%. Più o meno sì, anche a me sembrava. La catapulta, il primo va. 7-4-5-7, quindi più 17 sempre per l'Alto Sebino. Sbaglia il secondo, uguale, come le due serie precedenti. Lui da contratto. È strano, quando sbagli il primo puoi sbagliare il secondo. Ma che? Doppia uscita, uomo. Quindi viene fischiato il fallo su Coltro, viene fischiato a Ferraresa, che questo è il terzo fallo. E anche lui, insomma, qualcosa doveva pur pagare. 30 minuti in campo, 31. Più di 20 punti segnati. Già nel primo tempo ha tirato fuori molte castagne da fuoco per l'Uraia con il tiro dalla lunga distanza. L'ha tirato col 60%. Stanzani morbido, peccato. Morbidissimo. Bei giochi alto basso tra lui e Belloni, ma ahimè non ha concluso fortunatamente. Era un buon tiro, difende molto bene Permon su Laganà. Si perde Checco Belloni, il numero 14. Questa sfida tra 14, sì. Quindi mini parziale di 4-0 in favore di Milano. Quindi attacca l'area. Coltro volendo imitare Permon, bravissimo. Alla fine riesce in maniera fortunosa, tiro dalla spalla. Che peccato Belloni, forza Silvio. Dentro, fuori, non entra più. Cioè, sono i gnomi cattivi sul ferro che stanno sputando sì, fuori. Sì, sono due tiri. Quindi parziale di 6-0. Time out. E arriva il correttamente time out. Sì. Recuperati 6 punti da parte di calma. Urania, 74-61. E quindi parziale di 6-0 che riporta in scia l'Urania, che chiaramente ridà morale anche sì, quando segni. Sicuramente, anche perché insomma dopo la batosta degli ultimi minuti del terzo quarto, o così oppure veramente si poteva anche concludere la partita. Alto Sebino che vedi comunque che dipende il da lancio della lavagnetta del coach, il lancio della lavagnetta, guarda, i suoi frutti. Ma io non capisco queste cose, comunque andava spaccata. Non 7-4 si può prescindere, e infatti da Cent'anni, da Piloti, per cui almeno uno dei due oggi deve essere in campo. Rientra Cent'anni, quindi rientra subito in campo. Quindi solo un minutino di riposo, rientra Permon, che tutto sommato non mi è dispiaciuto, perché in fase difensiva secondo me ha messo molta energia. Assolutamente sì, Coltro, difficoltà, pressione Milano e calma Belloni. Avete pressione, palla per Cent'anni, forza l'entrata, subisce il contatto, non è niente, rimbalzo di Stanzani che però non riesce. Peccato, finisce fuori il suo tiro. Non riesce. Uno contro uno, arresto tiro,
questa volta è corto, palla ancora per Milano, può andare a concludere facilmente. E poi c'è il step in di Ingrosso. 7-4, 6-3, quindi vantaggio che si riduce, torna al più 11 per l'Alto Sibino e 7-45 da giocare. Quindi Cent'anni, cambio, era un po' pretenzioso questo tiro, passaggio consegnato. Ancora Cent'anni in angolo per Coltro, arresto e tiro, è fuori, tiro. Palla recuperata. Forza da Bergamin. Permon. Buona Bergamin, attacca. C'è sì. La spinta su Bergamin, era spinta, quarto fallo, quinto fallo, esatto. Ma di Ferrarese. Spinta e canestro lo stesso Bergamin, bravo. Fischiava Ferrarese, un fallo. Ingrosso, prova la sua quinta da tre, tripla. Il rimbalzo di Checco Belloni. Ha messo le prime due, ci aveva illusi, ma invece niente. Palla per Checco Belloni. Show e cambio. Palla in angolo, alza il parabolone, è fuori. Peccato. 6.54, più 13, Alto Sabino, gioca in velocità, tiro rapido, no, rinuncia alla Ganà. Palla invece per Ingrosso, problemi a girarsi. Va nell'uno contro uno Stanzani con Ingrosso, Stanzani. Ingrosso, bravo Ingrosso. Beh, non si può dire niente a Stanzani, ha tenuto il contatto. Quello che poteva, sì. Ah, e riporta me... a più 11. Alto Sabino sempre più 11 e 6.25 da giocare. Rollata, può andare, anche qua, altro contatto, non segna. Si prepara subito Pilotti. Peccato Stanzani. Sei innervosito, adesso però forza, è un'azione difensiva, su, anche se stai per uscire, non sì. Importa. Ok. Vabbè. Dai, che è tutto, fa tutto legna. Fischiato il faglio tutto. A Permon su Ferrarese. Rientra Borghetti per... Esce Belloni, esce Checco Stanzani. Belloni. Esce Stanzani e rientra Pilotti. Capitan Pilotti. Pilotti, Cent'anni, Borghetti, sul nuovo in campo. 11 a 6 minuti dalla fine, quindi recuperati 6 punti da parte di Urania in 4 minuti. Sì, Ingrosso sta ben sostituendo Paleari nel ruolo. È tornato Pilotti. Tiro al limite. È tornato Pilotti. È rimessa questa, è rimessa. Dici perché non ha preso... Ma secondo me sì. Ma comunque non deve aver fretta a concludere l'Alto Sabino. No, non capisco, sì, c'era perché questa fretta di chiuderla. 18 secondi per chiudere questa azione. Fallo in attacco. Fallo al numero 14 Bartoli. Fallo in attacco Bartoli. Rientra Paleari ed esce Ferrarese, che sì. È il suo primo uscita dopo 35 minuti. Paleari su Bergamin. Bergamin su Paleari? Non credo. C'è Vediamo Pilotti. Quali saranno gli accoppiamenti. C'è necessità di asciugare. Il campo. L'atmosfera si sta facendo bollente sul tentativo di recupero da parte di Urania, che comunque è riuscita nel suo intento di ridurre di 6 punti. Beh sì sì, sicuramente ha rialzato la testa e ha fatto vedere, insomma, la pasta c'è. 5-31 più 11 per l'Alto Sabino, punteggio 76-65, quindi punteggio alto che alto, comunque sì, ha sì, mantenuto sì. Le premesse iniziali del primo quarto. Qualche problema, aia, aia. Ma queste rimesse da metà campo ci danno delle noie. Eh sì, questa palla persa è grave. Tiro da 8 metri va a bersaglio con Laganà e riporta a meno 8 a 5 minuti. Bel giocatore, tutto da rifare. Quindi attacca, si porta a spazio, palla recuperata da parte proprio di dove Paleari. Allora viene fischiato proprio il fuori, dove c'è, no, forse ha toccato il supporto del tabellone. Boh.
Si lamenta, sì, Paleari di un contatto. Sono ormai tutte e due le squadre sono molto stanche, devo dire. Contro lotta, contro tutto e contro tutti. E c'è una 76 a 68, va bene intesa. Che la rimessa. Cambia, entra Belloni. Quindi esce Coltro e rientra Checco Belloni. 6-8, 76, partita da giocare, 4-43, adesso ne vedremo di belle. Ah beh sì, adesso il finale è acceso, eh. È sotto la doppia cifra dello svantaggio di Milano e una bambola Sebina che dura da 5 minuti e mezzo. Sì, 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 sì. Anche ha segnato due punti in 6 minuti, quindi è andato l'attacco un po' a perdersi. Palla recuperata, Pilotti, cioè il fallo di Paleari in tuffo. Pilotti incredibile, Paleari non molla. A spizzarli e poi è arrivato Ringhio a tuffarsi sulla palla vagante, ha subito il fallo di Paleari. Si era lanciato, sì. Beh, ma ci vuole, in questi momenti ci vuole assolutamente, ma Milano morde. Giustamente. Sì. 4-19, 7-6, 6-8, quindi palloni che pesano come vaccini. Qui Belloni si fa soffiare la palla. Andrà il tiro rapido, sì. Come vedevo fare soltanto ai miei livelli. Palla recuperata da parte di Ringhio, palla per l'argentino che stavolta mette un po' di calma nella transizione, non c'è fretta. Decisamente non c'è fretta. Pilotti, blocco, tiro, canestro, dalla spazzatura, tira sulla palla una mano morbidissima, va a segnare il più 10 e toglie molte castagne dal fuoco. Caspita, tutte le palle decisive sono passate da Pilotti. Ci voleva, attenzione Belloni, sì, mani in tasca di Belloni, ma vabbè. Beh, sai che ti bene, dico, c'erano solo ci due sta, falli di ci squadra, sta, infatti, quindi infatti. Andava bene interrompere l'azione. Falli di squadra, sono tre pari. Assolutamente. Esce il numero 17 Gorla e rientra Ferrarese. Ed ecco per il rush finale. Si è preso due minuti di riposo. Entra anche campo, Esposito, sì, al posto di Bergamin che oggi non è pervenuto. No. No, ahimè no, e adesso siamo quintetto contro quintetto. 3:32 da giocare, più 10, quindi tre possessi pieni di vantaggio per l'Alto Sebino. Vediamo Ferrarese dopo il riposo, porta a spasso tutti quanti, scarica per la tripla. Viene un fischiato fallo. Un fallo, direi, in difesa. Entra anche Esposito al numero 20, Esposito. Mi sembra il terzo fallo di Esposito, sì. Sì, direi che sì. E forse tocca in grosso, anche lui molto grosso fisicamente, ma molto mobile, in grosso dinamico, come Paleari. Sì, eh. Anche con Paleari, nonostante la sua età, è stato sempre molto molto mobile su tutti e due i fronti di attacco, di assolutamente, attacco assolutamente. Di difesa. Ferrarese porta a spasso tutti quanti. In grosso, 4 secondi, deve andare al tiro rapido, forza l'entrata, non cercare, non la palla. A tirare. Una difesa, difesa, 24 secondi. E l'altro Sabino difende il doppio vantaggio, ottenuto con quel tiro, sì, magico, sì, di Pilotti. Bartoli non è riuscito a trovare il tempo per andare a concludere. No, non hanno proprio visto il canestro. Cent'anni si libera di Ferrarese. Borghetti. Niente flail per Cent'anni, non si fidano. L'intercetto è nell'aria con Paleari lì vicino. Palla in angolo, difficile, quasi persa. Niente. Io avrei mosso la palla, si avventura. Subisce. Beh, due secondi. Rimessa. Ma ha giocata male in attacco comunque, sì, per cui non si è ribaltato il lato. Cent'anni ha voluto insistere nelle penetrazioni, ma con ribaltamento in angolo c'era libero Checco Belloni. Adesso bisogna andare a un tiro rapido. La palla per fortuna toccata ancora da Milano. È passato un secondo. Sì. Quindi ci deve essere un'alzata e una volée. Così. Però ha fischiato il fallo. E prende un fallo Borghetti.
Ottimo, direi. La grossa ingenuità del numero 9 Laganà. E beh sì, d'altronde. Che regala un giro lunetta su una palla che ormai era praticamente persa. Milano l'aveva recuperata, la possibilità di giocarsi in finale. 79 a 68, riporta più 11 a 2.40 dal termine. Chiede press coach Giubertoni per rallentare l'azione d'attacco, ma sballa i suoi piani il secondo mancato di Borghetti. Quindi entrambe squadre in situazione di bonus. Guarda cosa mi trovo in mano non oggi. Non lo so. Un uomo di Pasqua. Difesa monumentale. Monumentale. Tutte le palle importanti le ha recuperate Pilota. E ricordami, ma mi ricorda quella partita tutta giocata in difesa di capitano l'antisportivo di Laganà. Ale, Laganà fuori, out, andato. Che commette fallo ingenuo, non potendo più giocare la palla, si aggrappa a Esposito. Quarto fallo di Laganà. Ormai due errori madornali in meno di 30 secondi. Segna il primo Esposito, 80-68. Cosa fa la testa? Realizza anche il secondo, quindi c'è possesso supplementare sul più 13 a 2-12 al termine di questa partita. E ormai si gioca sui nervi, bisogna fare cose semplici. Non se ne parla. Non facciamo cose difficili, più facile a dirlo che a farsi dopo. No, non se ne parla. Seduti con una bella birra ghiacciata in mano. Sì. Cose molto semplici, si pontifica. E qui capitano Pilotti sbaglia. Sull'asse Centanni e Pilotti sarà costruito un ottimo attacco. Ebbene sì. Palla sotto per Paleari che fa saltare. Si guarda. Ehi. Il volo plastico di Belloni. Ma i falli sono gratis. Cioè la mano. Niente, tutto buono. La mano di Bartoli sulla partenza di Checco Belloni era fallo e due tiri liberi. Cioè. Assolutamente sì, ma niente da fare. Laganà vuole uscire. Quindi niente. Eccolo. Viene qua. Fatto il quinto fallo di Laganà che si può accomodare in panchina. Era il quarto prima! Imbranate! C'è una leggerissima contestazione, mi sembra, sul numero del quarto o quinto fallo. Allora, quando ha fatto due falli in sequenza, hanno alzato la paletta del 4, adesso ancora 4. Probabilmente hanno sbagliato. Che probabilmente l'avranno segnato a Paleari. Perché probabilmente, ma Paleari non credo che abbia fatto fallo stasera. L'ha fatto uno. Forse è fantastico. Ferrarese va in penetrazione, 1-26. Quindi palla per Borghetti. 4! E qui credo che Laganà abbia commesso il quinto. Sì. Era il quarto! Laganà commette il quinto fallo. E spara a Borghetti in lunetta. Voleva sistemare un po' la faccenda, la querella. Voleva quarto essere quinto. Chiaro. Sì, voleva essere chiaro. Ma ti dirò, 11 punti, 1-19, io, 12 punti è ancora meglio. Ma adesso entrano altri fattori in discussione, media da difendere, differenza canestri da difendere. Senti Gio, allora votiamo Pilotti stasera, insieme a Borghetti però, dai. Sì, sì, Borghetti nel primo tempo, stratosferico. Giocate fondamentali nel secondo quarto, Pilotti difensivamente, è stato micidiale, ha avviato le due palle recuperate, due transizioni. Poi si è preso il tiro in transizione da tre, cioè lì è stata, diciamo, la laurea di questa partita. Sì. Quindi direi che siamo d'accordissimo. Due punti che fanno molto bene. Mette a segno questo Paleari, riporta a meno 11, 8, 4, 7, 3, 1 e 11 a giocare. Quindi. È piaciuta anche la battuta di Centanni, più d'ordine che... Vero. Sì, ha fatto due forzature... In un momento un po' delicato. No, in generale anche difensivamente raddoppio su Paleari, aiuti, lato debole, guarda che sulle rotazioni uno come Centanni è fondamentale.
porta a spasso tutti, Cent'anni, la palla non la vuole mollare, gli ritorna con un passaggio consegnato. E ringrazia e va a segnare Esposito. Time out. 8-6-7-3 a 53 secondi dal termine. Sibe Milano avendo perso anche un giocatore da quintetto. Sì, chiaramente dopo pochi minuti ha perso Tortù. Chiaramente gli ha complicato, ha accorciato ulteriormente le rotazioni, ha costretto gli straordinari sicuramente a Paleari. Eh sì. E Alto Sabino che ha pescato di più nella sua panchina, comunque anche inizio, scusate, ultimo quarto è partito con un quintetto rinnovato. Sì, ci ha provato anche per allungare le rotazioni. Sulla più 17 ha detto vabbè, provo un quintetto per far riposare. Ma la che vada a Milano senatori. Per rientrare si svena e noi possiamo. Poi è rientrata meno 11. Allora sai, quasi qua, anzi meno 8. Meno 8, poi il canestro di Pilotti. Che a questo punto era Pilotto. Pilotto, esatto. 53 secondi, si riprende a giocare, situazione di bonus per le squadre, quindi c'è da difendere senza commettere fallo, direi. Sì, sarebbe meglio. Ecco, Ferrarese andrà al tiro immediato, invece se lo prende in grosso. Aiuto. Sul tabellone. Indovina un po' Paleari ancora, se la gioca. Ma pensa te, dal nullo. È una partita nella partita tra questi due. Sì. Meno 11 e 41 secondi, una sbadilata di ingrosso che ha preso solo il tabellone. Pilotti non si aspettava Paleari così furtivo alle spalle. Ma perché Paleari ha fatto il gioco di battergli la spalla destra per passare a sinistra quando gli si girava. Si fanno questi scherzi da quando la mossa Kansas City. La mossa Kansas City funziona ancora ogni tanto. E qui si gioca sulla differenza canestro, immagino, no? Sì, beh, è importante perché comunque sono due squadre che si ritroveranno, penso, vicine, ecco. Probabilmente comunque, sì. Quindi, se dopo non intervengono altri fattori durante, diciamo, il mercato invernale, così tra virgolette. Però adesso, ecco. Penso, sentivo che voleva trattare Urania, il nostro ex di turno. Chi? Il nostro ex playmaker che è andato a Matera a giocare, però sembra che non si muova da lì. Non si muove di lì. Comunque stanno cercando, penso, di rimpompare la rosa anche in virtù dell'infortunio che hanno avuto. Ecco, adesso non so, che si parla di un stiramento. Eh beh, sì, stiramento, ma bisogna vedere un po' il grado di lesione, però ecco. Qualcosina bisognerà star fermi. Rinuncia al tiro Pilotti, dice si gioca, si prende il fallo di ingrosso e quindi due tiri liberi. No, c'è tutta una squadra come Milano che appunto, come mi dicevi tu, rotazioni comunque abbastanza chiuse. Perdere un giocatore da quintetto è un problema ulteriore. Cioè, è un grosso problema. Sì, certo. Sì. Pilotti due tiri liberi per sigillare la sua prestazione generosa da capitano come ci è abituato in questi anni. A segno tutti e due, 88-75. E di nuovo time out, qua time è out. Vabbè. Sì, beh, è giusto. Beh. Sì, sì, assolutamente. È noi giusto, c'è ancora un girone di ritorno da giocare, differenza canestri importante. Quindi. No, se non avessi finito la birra, anche a me sembrerebbe giusto, ma così. Non so come coprire questi 28,4 secondi, hai capito? È un problema, cercherò di trattenere il respiro. ci provo, dai. 88-75, 28 secondi al termine di questa partita. Che bella ha partita messo in ghiacciaio. Sì, è stata divertente nel primo tempo, ha avuto degli attimi un po' così di tensione agonistica nel terzo quarto, mal controllata, ribadisco, dagli arbitri. Sì, stasera un po' sì. Voglio essere monotono. Però veramente. Perché oggi lo dico quando abbiamo vinto, se dici quando perdi magari vieni frainteso. Alcune decisioni che hanno innervosito non di poco i giocatori in campo, che di per sé sono affrontati lealmente. Ah, diciamo. Molto lealmente, devo dire, sì. Molto lealmente. Ultima giocata, vediamo come esce da questo minuto Urania. Quindi la palla verrà giocata da Ferrarese.
c'è il cambio, cade per terra e perde anche la palla. E beh, umano anche lui, eh. Vabbè, poteva essere giocata in modo diverso forse questo attacco Meneghino. Il minuto non è servito molto. Palla per Belloni, quindi si gioca per l'ultimo tiro. Quindi andrà... Niente, si prende il tiro da 8 metri, ma perché frega. No? Vabbè, la pensa che l'aveva preso anche con un discreto ritmo, tutto sommato. Paleari riesce a prendersi un fallo. Il fallo da parte di Esposito. Esposito... E sono addirittura tre liberi. Tre liberi, Esposito, vabbè. Ah. Pecca. 8 decimi dalla fine, quindi possibilità di riportare a meno 10 il parziale. Dalla meno 13. Paleari comunque stanco, eh. L'hai detto? Yeah. L'hai detto. Beh, è umano anche lui. Adesso. Oltretutto cos'ha? È del 48 lui, no? 49. 81. 81. Piloti dell'80, quindi. E quindi maggior merito Piloti. Quindi due liberi sbagliati a Paleari, la partita ormai è finita, 8 decimi, noi ringraziamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, ringrazio te, Coach Prince. Ciao. Ringraziamo Manuel, finisce qua. Ci vediamo alla prossima, 8876. Adesso l'ultimo.